Siamo qui con Eric Rogne, centro delle zebre, 15 presenze, 4 mete per lui quest'anno. Eric, sabato sarà derby con il Benetton Rugby, che partita ti aspetti? Sarà una partita dura, mi aspetto una sfida molto fisica, ma al tempo stesso anche molto entusiasmante, come tutte le partite tra zebre e Benetton. Un grande classico, insomma. Come arriva la squadra all'appuntamento? Quali sono le sensazioni dal campo? Lunedì scorso ci siamo ritrovati al campo e abbiamo analizzato gli errori della partita di venerdì scorso a Cardiff. Vogliamo voltare pagina e tornare al gioco che ci ha portato alla vittoria contro i Dragons. La preparazione sta andando bene, c'è molta confidenza in squadra. Cercheremo di portare questa energia in campo. I derby sono sempre sfide molto sentite dai giocatori di Zebre e Benetton, che si contendono la maglia della nazionale. Per te che sei sudafricano e che giochi senza questo tipo di condizionamento, pensi possa essere un motivo in più per scendere in campo serenamente e dare il tuo meglio? Sì, sicuramente. Il mio compito questo sabato sarà anche quello di portare tranquillità in squadra. Per qualche giocatore, infatti, questa partita ha un sapore speciale, quasi personale, dovendo affrontare giocatori che ritrovi poi in nazionale. Cercherò di far mantenere i ragazzi concentrati sul proprio compito in campo. Dopo Jacopo Trullas, il giocatore che quest'anno è stato maggiormente impiegato dallo staff tecnico delle Zebre, con più di 1100 minuti giocati. Che stagione è stata a livello personale? Sì, è stata una stagione lunga, per me in particolare che mi sono unito alle Zebre lo scorso ottobre, dopo l'esperienza con i Pumas in Sudafrica. Sono molto grato per questa opportunità di giocare tanti minuti, imparare nuovi aspetti del rugby e imparare molto dai miei compagni di squadra, ma anche dai miei avversari. Non posso lamentarmi per i tanti minuti giocati, sono grato di questo impiego. I'm very thankful for playing such a long game, all minutes. Per te anche 4 mete, l'ultima delle quali venerdì scorso a Cardiff. Hai da poco rinnovato il contratto con le Zebre, che obiettivi ti poni per il prossimo anno? Voglio dare il meglio che posso offrire alle Zebre, diventando possibilmente uno dei leader della squadra. Come ti sei ambientato in squadra e nel torneo? In cosa è diverso il rugby europeo rispetto a quello sudafricano? Penso che il rugby sudafricano sia molto più veloce, dovuto anche alle condizioni meteorologiche che abbiamo. In Europa però devi essere molto più preciso e attento ai dettagli, perché le squadre qui concedono meno opportunità rispetto a quelle sudafricane. E invece nella città di Parma, come vivi questa esperienza insieme alla tua ragazza? Il cibo è ottimo e le persone sono molto gentili. Il tempo è splendido adesso, sto assaporando ogni aspetto di Parma e della cultura italiana. Allora, in bocca al lupo a Eric Rogne e alle Zebre. Good luck, Eric. Thank you so much.